Buon lunedì, lunedì, il primo giorno della settimana e questa è la terza puntata di questo podcast estivo. Cioè non trovate gli audio dei miei video, ma trovate un contenuto ad hoc solo per voi, solo per il podcast in cui, diciamo, c'è poco montato, si chiacchiera. Ma partiamo subito, questo è il primo giorno della settimana. Per tanti di voi che siete ancora in ufficio, è forse l'ultima settimana, al di là delle due centrali, in cui si lavora, per cui bisogna essere belli carichi. Di cosa parliamo oggi, in questo 5 agosto? Oggi parliamo di una tematica che ritorna molto spesso, perché è saltato fuori appunto negli ultimi giorni che anche per Siri ci sono persone che ascoltano i nostri messaggi vocali. Non so se vi ricordate, qualche tempo fa era uscita la notizia che Amazon Alexa utilizzava degli operatori, dei dipendenti, delle persone che ascoltavano una parte dei frammenti dei nostri comandi all'assistente vocale per migliorare il servizio. Ecco, questo succede per tutti e anche per Siri, chiaramente. Apple ha già detto in realtà che questa situazione, che questo ascolto avviene solo per l'1% dei messaggi vocali che noi mandiamo. Però è chiaro che, insomma, è importante, anche perché va bene che viene fatto in anonimo, va bene che viene fatto con degli strumenti molto brevi, dei frammenti molto brevi, però comunque lì dentro ci passano il nostro indirizzo, chi chiamiamo, cosa facciamo. E tra l'altro hanno trovato anche pratiche illegali tra tutto questo, per cui attenzione, amici, che utilizzate questi assistenti vocali, a come li utilizzate e soprattutto a perché li utilizzate, per cui vale la pena andare a approfondire questo ragionamento. C'è anche da dire che una persona, un ragazzo, James Kaiser, ha condiviso su Twitter un metodo per iOS, chiaramente che stiamo parlando di Siri, per disattivare la registrazione dei comandi vocali, cioè di non salvarli anche sul server di Apple. Basta andare su GitHub, scaricarsi Prevent Server Side Logging of Siri e installare un po' da smanettoni, ma è abbastanza facile. Il punto è sempre quello, però, ragazzi: noi ormai diamo per scontato che questo oggettino, che lo smartphone sia di fianco a noi, ci voglia bene e che gli diciamo tutto, anche con il nostro assistente vocale. Però dimentichiamo talvolta, insomma, che tutto quello che facciamo, fotografiamo, scriviamo, eccetera, eccetera, rimane scritto per sempre. È un po' questo, no? Quando magari faccio delle presentazioni, faccio vedere web archive. Se andate su web.archive.org, è il sito che fondamentalmente salva tutti i siti dall'inizio del mondo di internet fino ad oggi. Infatti potete andare sul sito e cercare su web archive, lo sto facendo ora, marioweb.it, che è stato il mio primo sito. Trovate screenshot degli anni 2000 e potete navigarlo senza problemi. Questo per dire che anche se noi chiediamo a Apple o a chi per lui di cancellare i nostri utenti, rimane sempre un po' lunedì di tristezza questo, pensando a qualsiasi cosa che facciamo rimane registrata per sempre. È così, ragazzi, è così, è questo l'internet di oggi. Ma questa è la settimana, come dicevo, per tanti di noi che magari, diciamo, è l'ultima settimana in cui bisogna fare e disfare un po' tutto. Cominciamo, poi lo tratteremo anche durante la settimana questo argomento. Che cosa fare in questa settimana? Allora, per esempio, la settimana prima delle vacanze io lo sfrutto per lavorare su tutto quello che avverrà dopo, cioè mi metto giù tutti i calendari, gli appuntamenti, le attività, i to-do da fare, perché così almeno quando rientri hai già tutto a posto, sei tranquillo, come se tutto fosse registrato, appunto per parlare dell'argomento di questa puntata. Dall'altra parte cerco di individuare, magari se non sono obbligato a fare appuntamenti, ad avere diciamo così, l'agenda piena e zeppa, di mettermi alcune occasioni, alcune situazioni dove posso anche un attimino rilassarmi e costruire dei progetti che hai sempre nel cassetto. Voglio fare sempre questa cosa, ma non riesci mai a farlo perché chiaramente sei subissato di richieste. Magari in questa settimana in cui tutti sono fretta e un po' più tranquilli, che cominciano le telefonate dei clienti, dei nostri fornitori, del ci vediamo a settembre, come se fosse fra 6 mesi, in realtà è fra 1 o 2 settimane, ma va bene uguale. Noi ci prendiamo il nostro tempo e ci organizziamo tutto quello che va fatto appunto nel mese successivo, e quindi insomma c'è grande possibilità di lavorare. E poi io ho la mia bella agenda, il mio bel agendone
totale, che in realtà è una lavagna grossissima, dove scrivo mese per mese cosa voglio fare. Io faccio una bella foto alla lavagna e la pulisco tutta, cioè riparto da zero, scrivendo settembre, ottobre, novembre, dicembre e 2020, perché per fare i piani, per organizzare il tempo, non c'è mai tempo, e per cui quando abbiamo magari qualche minuto a disposizione, perché no? Buttiamoci dalla finestra del futuro. Ecco, un'altra cosa che vi suggerirei di fare, visto che l'estate è il mese che per tanti vuol dire anche una lettura, andarmi a comprare su Amazon o dei siti dove volete voi dei libri, perché così almeno arrivano per la partenza. E mi raccomando, libri intelligenti, libri che ci fanno un po' uscire dalla normalità e ci fanno riflettere, visto che abbiamo del tempo a dedicarci, non le solite 4-5 pagine a sera che ci tocca fare durante l'inverno. Bene, lunedì, buon lunedì ragazzi, se non l'avete ancora fatto seguitemi su Instagram @MarioMoroni, oppure andate sul sito www.mariomoroni.it e da lì potete iscrivervi e ricevere il regalo che ho preparato per voi per quest'estate. Tutto da ascoltare. Vi auguro una fantastica e bellissima settimana. Fate i bravi, ci sentiamo domani. Ok? Sono qui.